Oggi ci troviamo a Giuliana, in uno dei borghi dei Monti Sicani, e oggi vi parleremo del dolce tipico, lo sfincione dolce. Le origini di questo sfincione derivano da una cuoca che lavorava nell'opera pia Buttafuoco Tomasini. In quest'opera pia abitavano molti anziani, ma anche molti orfanelli. Quindi questa suora decise appunto di inventarsi questo dolce per rallegrare le giornate, ma soprattutto per rallegrare le festività di questi fanciulli che abitavano l'opera pia. Creò questo dolce con dei prodotti molto semplici e molto poveri: la farina, le uova e la dolcissima ricotta che noi troviamo qui dai nostri produttori locali. Ad oggi lo sfincione non viene soltanto usato nelle festività, ormai fa parte del nostro quotidiano, delle nostre giornate, quindi anche delle domeniche o per delle occasioni speciali. Ma anche a quel tempo, nell'opera pia, un'altra suora, Suor Stefanina, decise di abbinare una bevanda a questo dolce. Abbinò il vino cotto, un vino fatto con delle mele cotogne, insieme anche con delle spezie, degli aromi, in modo da renderlo ancora più gustoso. Quindi noi vi invitiamo a venire a gustare, a degustare questi nostri prodotti fatti con alimenti poveri, genuini, ma di grande bontà. Quindi vi aspettiamo tutti qui a Giuliana, in provincia di Palermo, con le braccia aperte e con i nostri fantastici sfincioni dolci.